Sabato 27 settembre si è concluso il 23° congresso eucaristico a Bologna, un avvenimento che è riuscito a far parlare di sé sfondando una barriera che troppe volte i media cercano di mettere. Basti fare un esempio. Ultimamente c'è stato il concerto degli U2. Erano 150.000, si è parlato di avvenimento dell'anno. Al concerto di sabato con il Papa erano 300.000, il doppio. E si è parlato ben poco, cercando di denigrare questo avvenimento, senza capirne la portata. Ma noi vogliamo centrarci piuttosto sul centro del nostro congresso, e cioè sul culto eucaristico, sull'incontro con Gesù nell'Eucarestia. Con padre Raniero Cantalamessa, un esperto predicatore, cercheremo di comprendere veramente il significato delle parole «prendete e mangiate, questo è il mio corpo», «prendete e bevete, questo è il mio sangue», per comprendere la profondità di queste parole e per cercare di applicarle ogni giorno nella nostra vita. A voi il filmato. Riceviamo indistintamente, preti o laici, lo stesso corpo, lo stesso pane, ma è vero anche per la consacrazione, che è il momento, come sapete, centrale della messa. Gesù, dopo aver istituito l'Eucaristia, disse: fate questo in memoria di me. Cosa avrà voluto dire Gesù? Forse soltanto ripetete esattamente i gesti che avete visto fare a me? Sì, anche questo, ma non solo questo, intendeva dire: fate la sostanza di quello che ho fatto io. Io ho dato la mia vita per voi, anche voi dovete dare la vita gli uni per gli altri. Bene, e adesso vorrei cercare di farvi capire come anche nella consacrazione, appunto, c'è un ruolo attivo da svolgere da parte di tutti. Quando fui ordinato sacerdote io, si celebrava la messa ancora a quel tempo contro il muro, in latino, a voce bassa. Arrivati alla consacrazione, poi le rubriche ci invitavano a chinare il capo, a estraniarci, per così dire, da tutti e prestare la voce a Gesù nel cenacolo, che ripeteva quelle parole: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Mi sembrava, insomma, che tutto il mio compito consistesse nel prestare la mia voce a Gesù. Poi è venuto il concilio, la messa ha cominciato ad essere celebrata verso il popolo, in italiano. Le rubriche non dicono più di abbassare la voce al momento della consacrazione. Io, che prima chiudevo anche gli occhi, adesso non li chiudevo più. E come ho capito che in quel momento, mentre come sacerdote ordinato dalla Chiesa, io dovevo dire quelle parole in nome di Gesù, sicuro che consacravano il pane e il vino, come semplice battezzato dovevo fare mie quelle parole. E quindi, guardando la gente, dovevo dire: carissimi fratelli e sorelle, prendete, mangiate, questo è anche il mio piccolo corpo, mio, di me, padre Raniero, che io intendo dare per voi. Questo è il mio sangue che intendo versare per voi. Però devo precisare subito una cosa. Potete anche voi laici unirvi a sacerdote e fare vostre queste parole? Sì, sì, solo in silenzio nel vostro cuore, perché voi non siete sacerdoti, non avete il potere di consacrare il corpo di Gesù. In quel momento non parlate a nome di Gesù, ma a nome vostro. Ma è bello, in questo modo, dire anche voi queste parole, pensando ai vostri cari che dovete servire, tutte le persone, insomma, alle quali la vostra vita è dedicata. Perché dire esattamente le parole di Gesù aiuta ad avere anche nel cuore i suoi stessi sentimenti. Bene, allora proviamo adesso a capire cosa vuole dire il corpo e il sangue, dal momento che anche noi dobbiamo darlo. Per noi oggi il corpo è una terza parte dell'uomo, unita all'anima e l'intelligenza formano l'uomo completo. Così il sangue per noi che cos'è? È un organo del corpo, il sistema sanguigno. È una parte dunque di una parte dell'uomo. Per la Bibbia no, ragionano con categorie diverse. Per Gesù corpo indica tutto l'uomo, in quanto vive in una dimensione corporale. Allora quando Gesù dice prendete questo mio corpo, cosa ci dona? Ci dona la sua vita, il vissuto, dal primo istante in cui fu concepito nel seno di Maria fino all'ultimo momento, con tutto quello che c'è dentro: viaggi, sudori, silenzio, gioie, umiliazioni, tutto. Quando Gesù dice prendete questo il mio sangue, cosa ci dà? Ci dà la sua morte, perché per un ebreo il sangue è la sede della vita. Dunque, dopo averci dato la sua vita, Gesù ci dà la sua morte. Bene, adesso veniamo a noi. Quando noi diciamo umilmente nella messa, tutti quanti, chi a voce alta come noi sacerdoti, chi nel cuore come voi, quando noi diciamo, pensando ai fratelli, ai familiari, prendete questo il mio corpo, cosa diamo? Diamo anche noi il corpo, cioè il tempo, che è una parte essenziale del nostro corpo, le energie fisico-intellettuali, un sorriso, che è una caratteristica di uno spirito che vive in un corpo.
E poi quando diciamo questo è il mio sangue, cosa diamo? E diamo anche noi la morte, ma non solo la morte finale che dura un istante e poi chissà se saremo in grado di donarla, tutto quello che già in questa vita anticipa la morte, malattie, insuccesso, umiliazioni, insomma tutto quello che ci mortifica. Adesso, velocemente, provate a immaginare come potrebbe essere la vita di una mamma di famiglia, un lavoratore, un sacerdote, una suora, che vivessero così l'Eucaristia, cioè che al momento della messa dicessero anche voi prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Una mamma, per esempio, dice così, poi va a casa, fa mille piccole cose, alla sera la sua giornata non lascia traccia nella storia, sembra una giornata persa. Ma se lei si è unita a Gesù nella messa, la domenica almeno, la sua giornata è un'Eucaristia, vale più di chissà quali vite importanti in questo mondo. Non ci sono più vite inutili in questo mondo. Nessuno dovrebbe dire, grazie all'Eucaristia, che ci sto a fare questo mondo. Perché se tu, come puoi, dici con Gesù, prendete questo il mio corpo, la tua vita vale più di quella di un manager che in un giorno vende e trasferisce aziende se lo fa solo per interesse personale. Però io vorrei insistere su una categoria di persone, vedere come potrebbe cambiare se celebrassero l'Eucaristia così, i giovani. Anche perché questo luogo qui, il santuario di San Luca, è proprio, dicevo, il luogo di ritrovo dei giovani durante il congresso. Prima però di parlarvi io, sentiamo alcune voci dirette dei giovani che partecipano a questo congresso. Mi ero allontanata molto dalla Chiesa e invece poi, dopo un momento di riflessione, soprattutto dopo alcune cadute, e ho scoperto così un Dio Padre, un Dio Amore, e l'ho scoperto anche grazie all'Eucaristia. C'è stato infatti un momento nella mia conversione in cui ho avuto bisogno di avvicinarmi all'Eucaristia per trovare la forza, per cambiare. Ancora oggi mi avvicino all'Eucaristia pensando che mi sta trasformando, pensando che qualcosa in me sta cambiando ogni volta che mi avvicino al Signore. Questo congresso è stato un momento particolarmente festoso. È stata una cosa attesa già da giorni prima. Sono arrivato a questo congresso in maniera molto semplice, però nella maniera che personalmente mi è più difficile, appunto quella di cercare di sforzarmi di vivere ogni giorno il Vangelo tutto intero e appunto anche quello di riuscire a vivere l'Eucaristia come momento più importante di tutta la vita. L'Eucaristia è per me la possibilità di vivere Cristo presente nella realtà proprio, e questo è possibile attraverso la sua compagnia che è la Chiesa, e l'Eucaristia che riavviene tutti i momenti, tutti i giorni. Con il termine Eucaristia viene indicato una cosa che fa parte della mia esperienza, non è appena un punto di arrivo. Quando ho sentito parlare di congresso mi sembrava un punto di ricerca di qualche cosa. In realtà l'Eucaristia è il punto di partenza, mi sono accorto di questo. Vale a dire, è quell'avvenimento capitato nella mia vita attraverso il quale quello che ho sempre cercato, che si chiama Dio per tutti, attraverso il quale Dio si è reso vicino alla mia esperienza. È come se l'Eucaristia segnasse il metodo per me con cui Dio si è reso visibile, quello che avevo sempre cercato coscientemente o incoscientemente come tutti noi giovani. L'Eucaristia rappresenta per me un punto centrale della mia vita, perché in questo momento qui io mi trovo sola con Gesù, quindi a donargli tutti i miei dolori, le mie paure, le mie gioie, tutto quanto lo metto nel suo cuore, e da lì riparto, ricomincio e mi dà la carica per affrontare tutta la giornata. Allora cerchiamo di spiegare che cosa potrebbe cambiare nella vita di un giovane o di una ragazza l'Eucaristia se celebrata nel modo che ho cercato di spiegare. Beh, per rispondere basta sapere
che cosa vuole il mondo d'oggi da un giovane o da una ragazza? È semplice, vuole il corpo. Il corpo nella mentalità corrente è una merce di consumo, qualcosa da spremere finché è bello, giovane, attraente, poi da buttare via insieme con la persona quando non serve più, specialmente il corpo della donna. Guardiamo che uso se ne fa nella pornografia, in certa pubblicità, in certi spettacoli della televisione, della radio, eccetera, via dicendo. Ora, se un giovane nella messa così molto semplicemente dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, da quel momento il suo corpo non è più una merce di consumo da dare in pasto alla concupiscenza altrui, è una cosa sacra, consacrata, eucaristia. San Paolo diceva ai primi cristiani, il corpo non è per l'impudicizia ma per il Signore, glorificate dunque Dio con il vostro corpo, e spiegava subito come si fa a glorificare Dio con il proprio corpo, diceva in due modi, o sposandosi o consacrandosi al Signore nella verginità. Glorifica il Signore con il suo corpo chi si sposa, perché ne fa un dono d'amore per il coniuge e per la vita, e lo glorifica a chi si dà un amore indiviso per Cristo e per i fratelli. Però il corpo non è solo sessualità, grazie a Dio. Dunque per un giovane dire prendete, questo è il mio corpo, significa anche dire questa è la mia giovinezza, la mia voglia di vivere, il mio entusiasmo, la mia gioia, voglio condividerla con voi. Un giovane con questi sentimenti eucaristici nel cuore può illuminare una famiglia, può illuminare una comunità, soprattutto essere di grande consolazione per gli anziani, che hanno bisogno di queste cose che ho detto più che dell'aria che respirano. Forse sapete che in questo congresso si è cercato un riavvicinamento tra la Chiesa e il mondo dei giovani, soprattutto il mondo della musica. Qualcuno pensa che questo sia una strumentalizzazione clericale della musica, ma non è vero. Non è vero, c'è un'affinità profonda tra l'Eucaristia e la musica, perché l'Eucaristia è convito, è danza, il vino indica proprio la gioia nell'Eucaristia. Poi non dimenticate che il nome delle sette note musicali, carissimi musicisti, è nato dalla liturgia intorno all'altare. Dunque non tradisce la musica chi la mette a servizio dell'Eucaristia, ma chi si rifiuta di farlo. Questo fa sembrare, fa apparire assurdo, innaturale, il fenomeno del rock satanico, e sì, esiste, e sarà marginale, però esiste questo fenomeno, è documentato. Ora, che affinità ci può essere tra una musica dei giovani, io non so niente del rock, so solo che è la musica dei giovani, e che so io, l'odio ai bambini, l'invito al suicidio, spesso l'odio anche alla donna che si vuole squartare nei testi di certe musiche, l'amore per i cimiteri, i cadaveri, che cosa hanno da fare? Dunque è un fenomeno assurdo, innaturale, un tradimento della musica e del rock, prima ancora che di Gesù Cristo. Ai giovani cristiani io direi, carissimi giovani, cantate pure in tutti i ritmi che volete, rock o non rock, ma in tutti i ritmi ricordatevi di cantare quello che avete nel cuore, cioè il cantico nuovo che vi ha insegnato Gesù. Pace e bene a tutti. Pregherò.